Buonasera a tutti cari amici o buongiorno se lo state guardando in un altro orario. Benvenuti su un nuovo video di Code Vein, dove siamo ancora nella Anor Londo di Code Vein, non è Duomo de Milan, se potremmo dire, che non esiste, vi ricordo. Comunque è come a casa dei gemelli dei Cavalieri dello Zodiaco. Partendo dal nostro punto di salvataggio, dal nostro vischio, abbiamo una scala da salire. Sblocca, ecco, abbiamo aperto uno shortcut e qua abbiamo, ecco qui la chiave scadente dove andava usata. Molto molto bene, ragazzi. Maledetta, tutto bianco, l'abbiamo vista all'ultimo. Ne arriva un'altra. Dobbiamo anche essere veloci a DPS per abbatterne una, perché l'altra arriva poco dopo, come avete visto. E non so se buttarmi qua sotto, ma penso che non ci siano alternative, dobbiamo proprio lasciarci cadere. Ci pensa Mia. Tranquilli, ci pensa Mia a tutto. Allora, qua è chiuso, vediamo. Abbiamo una delle tizie che ha in testa ciò che serve per mappare. Andiamo. Abbiamo anche l'arma elettrificata, vai. Sulla spalla, Ala. Un colpo. Mia, dovevi dare un colpo. Ecco qui, area circostante mappata. Siamo all'87%. Non ci crederete, amici, ma. E qua? Vestigio di Isidea. Allora, calcoliamo bene la nostra prossima mossa, magari in sicurezza, prima che esca qualcuno. Dobbiamo trovare un'altra chiave per un'altra zona. Quindi io rientrerei. Rientriamo. Qua sotto, guardate, abbiamo una di quelle gigantesse. Non vorrei ci fosse qualcos'altro da prendere qua sotto, eh. Mi sa di trappola scendere lì veramente. Magari ci provo per conto mio, signori. Andiamo nella zona non mappata. Non mappata, ma per poco. Siamo al 100%, 93. Ancora non basta la mappatura. Ci sarà un altro vischio. A meno che, scusate un attimo, io non ho guardato se si poteva entrare qua dentro, ma non credo, eh. No, 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 no. Non, è gigantesco questo luogo. Eccoci dove arrivavamo, guardate. Vi ricordate che salivamo su da qui? Chiave decorata. Ok, dov'è che andava usata? Allora, respiriamo un attimo. Non credo possiamo fare un livello, ma non proprio. Avrei forse qualche item da usare, tipo un regalo che ci ha mandato Coco. No, non è sufficiente. Ormai superiamo i 20.000 per fare un livello con la foschia. Ho potenziato il velo del sangue a più 6. Qui torniamo, guardate, la zona del Berserker. Quindi dobbiamo capire come usare la chiave decorata. Potrebbe, vi anticipo subito che ci potrebbe volere un po', eh. Però avete visto la chiave dove andava presa. Allora, innanzitutto ammazziamo questa.
Fortuna che c'è Mia, che guardate quanto DPS fa Mia, perché adesso dobbiamo capire come arrivare a quella porta. Proviamo di qua. Molto probabilmente il ritorno potrebbe essere scomodo e complicato, eh? Vediamo se andiamo bene. Stiamo andando verso... Purtroppo, ragazzi, vi chiedo scusa, ma non so a memoria queste mappe. Quindi saliamo da qua. Ok, di qua dovremmo andare verso... Sempre che sia quella la porta e non sia un'altra, eh. Allora, una era una porta dove c'era un... questa che è inapribile, per adesso ovviamente. E un'altra si trova oltre questa torre. Quindi bisogna capire come avanzare. Non vorrei veramente perderci, ragazzi, tutto l'episodio, ma non mi ricordo come tornare a quell'altra porta che abbiamo trovato chiusa. Purtroppo mi dispiace, ma è un big fail questo. Anche perché pare essere veramente complesso tornare in quel punto là. Forse mi bastava, una volta presa la chiave, tornare facile, eh? Allora, là c'è una leva, la porta è per forza quella. Scusate se apro compulsivamente la mappa, ma proviamo a buttarci giù di qua. Si entra in questa torre? No. Sì, si entra. Magari ci porta giù a dove ci interessa. Ah, questa volta sono agganciate tutte e due. Ragazzi, ci sta tenendo pesantemente in scacco questo nemico. Mia, arrivo. Mia oramai è la nostra Loli. Ok. Allora. Di qua. Di qua. Purtroppo, ragazzi, ancora non riusciamo ad arrivarci. Stiamo facendo una fatica allucinante per riuscire a raggiungere questa porta, che è probabilmente sopra di noi. In un modo o nell'altro dobbiamo poterci arrivare, non può bloccarci così il gioco. Di qua ci fa scendere, molto probabilmente era sopra di noi la porta. Quindi dobbiamo sfruttare le varie torri. Io vi chiedo scusa per questo blocco veramente del gameplay, ma credetemi, non sto riuscendo a trovare la strada. Quindi potrei operarvi un taglio, ve lo dico subito, per il fatto che ho bisogno di ritrovare il punto da aprire. Anche perché stiamo girando veramente a vuoto e sta diventando per voi molto probabilmente noiosissima la parte. Io sto continuando a combattere e perdere energia.
ci giriamo attorno continuamente, ma non c'è modo di andarci sopra a questa porta qui. Da qui ci veniamo. Ragazzi, ufficiale, siamo a metà, no, a 10 minuti di episodio, ma purtroppo taglio e riprendo appena trovo il modo, perché potrei girare per molto, molto tempo. Scusate per questa cosa. Allora, ragazzi, forse abbiamo trovato, bastava buttarsi giù da là in alto, che era vicino, era 2 metri dal punto in cui eravamo noi prima. Neanche farlo apposta. Comunque, vediamo se la porta è questa, perché il dubbio c'è. Ed ecco qui, chiave decorata. Io vi chiedo scusa per tutto il girare che ho fatto prima, ma veramente facevo fatica a trovare, in realtà era lì vicino, bastava buttarsi da quel punto lì. Non ve l'ho clippato, ma credetemi, se avete seguito cosa ho fatto. Allora, probabilmente questo è l'ultimo visco che ci mapperà la zona. Vediamo. Ok, allora riposa vicino al vischio. Dobbiamo livellare. Vai, ce ne vogliono quasi 30.000 per passare di livello adesso, ragazzi. Ok, ed eccoci arrivati, succede qualcosa. Vestigio di Iside D. Ok, allora ragazzi, ecco qua. Parliamo con lei. Ti stavo aspettando. Anche lei può rigenerare i vestigi, Leda, è come io. Possiamo riparare l'iside 1 e l'iside 2. Vai. Già che siamo qua, li ripariamo tutti e due, ragazzi.私たちの手で実現しよう、彼。
Allora, Karen e Aurora, le avevamo viste nella nostra visione. Devono essere i fatti quando si è risvegliata la regina, eh. Ok, ecco la strada per l'uscita. Quindi una parte di storia ci è appena stata narrata. Allora, vediamo. Quindi Karen e Aurora, sì, avevamo visto anche nel nostro ricordo che lavoravano bene o male insieme, no? Ma attendiamo il caricamento che pare essere parecchio pesante, eh? E abbiamo un altro vestigio da far rigenerare. どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。ecco qua, vai. Vediamo cosa andrà a mostrarci questa volta il vestigio di Iside. Quindi ve li includo nel gameplay questi qua. どれほど月日が流れたのか。体中は熱い。まるで全身の血が沸騰しているみたいだ。彼、あなたは無事。苦しんでいないといいけれど。Allora, si aprono queste porte. Probabilmente questa è la cattedrale dove ci troviamo noi, eh. この思いだけは。Ok. Ecco la scala per l'uscita. Spada a due mani, la lama deformata. Potrebbe essere interessante come arma per la nostra build. Dunque, attendiamo anche qui un caricamento abbastanza pesantino, da quello che sembra, anche perché mi sembra, in certi casi mi sembra di essere tornato ai tempi di Assassin's Creed Odyssey. Però. Allora, ragazzi, andiamo. Percepisci una presenza nefasta oltre questo portale. Procedere comunque? Sì. Mi piace poco sta cosa qua, però.
Dammeda. Victo Mosne. Ok ragazzi, pronti alla boss fight. Erede della cassa toracica. Erede, eh. Possiamo ripararci qua dietro. Gli abbiamo fatto malissimo ragazzi, vai. Beh, non è stato difficile, eh. Mia gli ha fatto molto male se gli ha sparato lei. この空間に。こいつを。血。なんて大きさだ。待て。様子がおかしい。 Stiamo scherzando a doverlo ricombattere. Quindi a due step. Speriamo, due step e basta. Aia, che botta! Vai, mia. Ragazzi, un colpo ci ha dato! Che male, ragazzi! Cioè, ci sciotta! Spero che Mia possa resistere, perché anche una barriera che gli facciamo zero, eccola, forse l'ha levata. Dai, è a metà vita. Ancora qualche colpo. Dai, Mia. È andato giù per la seconda volta.
terrificante, ragazzi. Seconda step era molto più forte. Bravo. ダメ。びくともしない。どうする?早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。 Ok, abbiamo assorbito il erede. Ah, guardate, abbiamo una torre da scendere. Cimeli, ragazzi, che Aurora sia stata scelta per ospitarne uno. I pezzi della regina sono stati divisi. Avete sentito cosa ha detto Silva? Per fare in modo che la regina non si risvegliasse, forse. Aurora Valentini. それはすでに試した。からって。お前の適法律では一生棺の中で過ごすことになる。 Tu rimani in una cripta per sempre. Quindi, che questo guardiano, questo erede della Cassa Toracica fosse Aurora? Sempre più criptico, eh? Continuiamo a scendere. Ecco qua, si apre la porta. Cosa ci sarà all'interno? Siamo dentro al vestigio, in teoria. まさか、こんな形で再会することになるとはね。 久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは。
記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、その人欠けらを人柱となって封印した継承者たち。私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になっても、クイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。 不滅の体である侵害を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は窮余の一策。侵害を封印しても、 クイーンの生の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ侵害に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。 私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたには侵害を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。この扉が継承者の眠る棺につながってる。 まずは扉を探して、今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。 扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう？棺に眠る継承者たちはロストに落ちて、その封印が破られれば侵害は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に。 Allora, ragazzi, qua cominciano le scelte dei nostri finali. Se noi andiamo oltre e usciamo dalla porta, andremo per il finale cattivo. Così mi è stato detto. Quindi dobbiamo rigenerare il ricordo della statua.
quindi attendiamo, ragazzi. E vediamo cosa da mostrarci il gioco. Rigenerando il ricordo, gli abbiamo dato la pace sostanzialmente. Non credo sia morta, ma ha recuperato il senno. Dunque, ragazzi, possiamo aprire la porta adesso. Quindi tutte le porte degli eredi possono venire aperte. Iside, ecco qui, nuovo vestigio. Allora, vedete che è qua che se la dorme la nostra... con gli occhi aperti, ma se la dorme. Ok, scendiamo. Secondo me i colpi di scena non sono ancora finiti, eh. ここから流れ出る血の恵みで悔いを封印するため人柱になった姉さんの血の涙で。ルイ、今はそっとしておいてやろう。
取り乱してすまない。もう大丈夫だ。これからどうする？継承者を探す。姉さんのこといいのか？今のところ暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。それが分かった今、俺はこの最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが俺の果たすべき義務なんだ。俺たちのなの？よくも。仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてるときは黙って支えてやる、そういうもんだろうが。ええ、どんなことでも協力するって言ったはずでしょ。お前たち。お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。姉さん、もう少しだけ待っててくれ。Quindi ragazzi, la futura regina è Karen, la sorella di Ruiz. È un colpo di scena dopo l'altro. C'è qualcosa da prendere qui? Sangue puro. Ok, torniamo di sopra. E parte un'altra cutscene. Ragazzi, veramente un episodio pieno di colpi di scena e di emozioni. この手で間違いなく消したはずだ。お前はどうしてここに？侵害を鎮める力、そういうことか。エヴァと同じ、いやそれ以上。こちら側につけ、血を継ぐ者よ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気ぃつけろ、やつは相当使えるぞ。心臓を守ることだけを考えろ。俺たちが盾になる。いいだろう。ならば。あなたには聞きたいことが山ほどあるの。話してもらうわよ。知ってることは全部。なぜ出てきた？あなたに無茶をさせないためよ。エヴァ。限界か。仕方ない。ここは引くぞ。いずれまた迎えに行く。それまでに
覚悟を決めておけ。Eccoci qua ragazzi, dunque, penso che la cattedrale sia finalmente, Duomo di Milan sia finalmente terminato, quindi se vi è piaciuto questo episodio ragazzi, mentre Mia ci sta parlando, io vi chiedo di lasciare like, vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere come continuerà appunto sul canale Code Vein. Mi sta veramente piacendo sempre di più ed è veramente un grandissimo titolo, quindi... Che altro dire ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, lungo episodio, ma ne valeva la pena. Alla prossima, ciao ciao a tutti.